Ciao a tutti ragazzi, faccio questa breve introduzione per chi non conosce ancora il mio canale. Questo di oggi è un video molto particolare che porterà alla verità sulla tavola Ouija. Dovete sapere che... Bella per voi, regà, dal vostro stile, Mr. Flame di quartiere. Oggi parleremo di uno strumento demoniaco e non è la Flamezone. Qualcosa che ormai ha portato tutta quanta YouTube Italia sotto forma di video fake, ovviamente. Ma non siamo qui per svelare la falsità, bensì per prendere i video più divertenti, più particolari che sono sulla piattaforma di YouTube. Tutti piccoli Gianmarco Zagato, no? Diciamo una serie di suoi surrogati. Anche se molte persone pensano che i video di Gianmarco Zagato siano reali, però vabbè. Non è che si può dire a un bambino la verità su chi mette i regali sotto l'albero di Natale. Se non siete iscritti al canale di Mr. Flame, siete dei stupidi idioti! Quindi iscrivetevi subito, mettete like, godetevi il video, spengete le luci, cuffie e volume a palla. Ok ragazzi, siamo con il primo video. Tavola Ouija finita malissimo, immagino. Cazzo di reazione. Iniziamo bene. Oggi voglio provare un'esperienza paranormale e oggi la voglio provare personalmente. Beh, lui la vuole provare personalmente, con un tagliere da salumi, un foglio di carta e una tazza da latte. Penso che sia proprio la base per evocare i spiriti maligni. Ti spunta Antonella Clerici. Sono le 3:21 di notte per questa esperienza, personalmente ovviamente. Eh certo, e chi la fa io? C'è qualcuno. La musica dell'esorcista. Spettacolare. Guardate un attimo. Chi è arrivato? Ciccio Gamer, chi è arrivato? È caduta una sedia. Ha fatto cadere qualche tuo amico. Sto cagando addosso. Mi stavo cagando addosso. Beh, questa qua, ragazzi, è normale amministrazione su YouTube. Sai quanti ne trovate di sti video? Penso a bizzeffe. Porca troia. Madonna, no, guarda. L'avete visto, penso. Mamma mia, regà, sei degno di Paranormal Activity. Se non l'avete visto, proprio siete pazzi. Se non l'avete visto, voi siete pazzi, attenzione. Ah! Ah! Porca troia! Ma che è? Ah! Ah! Ma che è un trans? Che era? Dal fantasma di un transgender. O andrei pure avanti, regà, dai, procediamo con il prossimo video. La tavola Ouija, un'esperienza che non rifaremo mai più. Immagino quale trauma, pure loro rigorosamente con il foglio di carta. Ciao a tutti, ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Allora, dato che è stato molto richiesto, facciamo la tavola Ouija. Scusate, Dato che è stato molto richiesto, non te l'ha chiesto nessuno. Lei che lo contraddice, è stato molto richiesto. No, non te l'ha chiesto nessuno. Bene, bene. Quindi, sì, Eleni sta abbastanza impaurita. Che ha detto? Impaurita. So che in questa casa sono successe molte cose tristi. In questa casa sono successe molte cose tristi. In primis, credo che è stato il vostro trasferimento dentro di essa. C'è qualcuno in questa casa? Come ti chiami? Io non so, un segno per farci capire chi sei. Stavo ridendo per non piangere. È un po' quello che sto facendo anche io in questo preciso momento. Un segno. Cazzo! Ma chi era? Possiamo chiudere questa seduta? No, a me queste cose, regà, mi fanno ammazzare dai risate. Davide! Madonna, regà. Davide! E basta. Ciao a me. Ma che cazzo mi segnalate, regà? Mamma mia, il cringe! Il cringe puro! Salve a tutti ragazzi, allora scusatemi se in queste 3 settimane circa non avete visto nessun video. Guarda, non c'è nessun problema, se vuoi prenditi una pausa anche maggiore. E questo lo dico leggendo il titolo, perché regà, dai, ho un demone in casa, assolutamente no fake. Delle cose veramente, ma veramente strane, che io non riesco a spiegarmi. E beh,
E qua c'è il tuo stile Mr. Flame di quartiere. Ci penso io a spiegarti quello che sta succedendo, perché già me lo immagino. Molte persone mi hanno detto di smettere, di lasciar perdere. Ma guarda, so il primo che tu lo sta a dire, lascia perdere, a canna, spengi la telecamera, vai a dormire. Di chiudere, ecco, il contatto con questo demone. Chiudilo. Bravo, chiudi il contatto, accosta la finestra che fa corrente. Direi di iniziare. Iniziamo, va. Mi sto a fare due palle così, dai. Iniziamo. Iniziamo. C'è qualcuno? C'è qualcuno? Ma che è sto scatto? Sei sempre tu, Nino. Nino. No, scusate raga, ma m'ha steso Nino. Ma che è il pasticcere qua sotto casa mia? Sei sempre tu, Nino. Ma che sono sti scatti? Hai visto? Ah, sti spasmi, ma che... E sgrulla tipo un cane quando si asciuga. E poi muove sta planchette, come cazzo si chiama? Raga, comunque io veramente, o se c'è qualcuno che ne sa qualcosa, me lo dica, perché io veramente, guarda, iscrivetevi al canale. No, ha vinto tutto, raga. Cioè, raga, io sono preoccupato. Io non so quello che sta a succedere. La mia incolumità potrebbe essere a rischio. Iscrivetevi al canale, mi raccomando. Iscrivetevi al canale, perché veramente ancora, ancora. Fatemi sapere qua sotto nei commenti. Condividete il video, fatelo vedere. Daffy Duck, proprio senza ritegno, tranquillo, a testa alta. No, fake e me ne vanto. Grandissimo. Sei stato sposato quando eri in vita. Posasse da... No, dai, epic fail, raga, guarda. Mi hai sposto anche il dito, non ce la fa a seguire. Ok, no. Cazzo sto guardando. Ve giuro, non so io che muovo. Chi lo sta mettendo in dubbio? Chi vuoi che sia? Attimo. Ma che... No, no, non ci credo, raga. Che l'avete sentito pure voi, no? Aspetta che lo rimetto. Ha scoreggiato. Qua dobbiamo chiudere assolutamente sta cosa. Oddio, non ho parole, raga. Cioè, questo qua si stacca cagà sotto. Nino. Nino. Facciamo un patto. Io non toccherò più la tavola. Ninja. Mia, quanto è fastidioso poi sto rumore, va a cagare. Raga, si è mossa da sola, io vi giuro l'avevo lasciata qui. Ma vai a cagare, vai, va. Per vedere questo video dovete ascoltare prima questa mini intro per capirci qualche cosa. No, non me ne frega un cazzo, io voglio andare al sodo. Allora, siccome siamo quattro giocatori, dobbiamo girare quattro volte in senso orario la tavola. Lui massimo esperto di paranormale, Poi, no, però gliel'hai di là sopra. È realista. Col video mi sta mettendo ansia per quanto è fatto male. Spirito, come ti chiami? Pietro. My name is Pietro Smusi. Siamo tutti e quattro abbastanza scioccati. Ma se vede che sono scioccati, so due ore che ridono. Qua quello che è rimasto più scioccato so io fino ad ora, Puoi dirci come sei morto? Guardando un video di Lion. Partoriato, per essere morto in mare è strano, scusa. Sarà sicuramente forse annegato. Beh, morto in mare, come cazzo vuoi che è morto in mare? Bruciato? Vuole che ce ne andiamo? Palpa proprio qua, regà, la paura, il terrore. Guardate, guardate, ride. Vuole che andiamo fuori, non lo so. Ma che è? È svenuto qua a rincorsa, è svenuto, hai visto? Poi loro preoccupatissimi, guardiamo i volti. Lui che ride. Oh. Cioè, guarda, guardate, guardate. Ma che cazzo sto guardando, regà, madonna mia. L'apoteosi del fake, ridicolo. Mamma mia, regà, recitazione pessima. Ti regala quella dose di cringe che ti uccide praticamente. No, raga, non ci credo, è lui. Cioè, adesso ci crediamo per forza, a me mai convinto, carcola, Non ci credo veramente neanche io, sto scemunendo, sta cosa. Cioè, lui sta scemunendo per sta cosa. È vera, raga, va. Sì, sì, è vera, però sta appoggiata a un muro, quindi proprio verissimo al 100%. E io non ho parole, raga. Cominciamo. C'è qualcuno? C'è qualcuno? C'è qualcuno? Sto cazzo! Io ho paura, ve lo dico da subito, Io sento un battito insieme nell'aria. Sì, sì. Ma in tutto ciò... Chi dobbiamo invocare? Veramente io, cioè, sapevo che non dobbiamo decidere noi chi invocare, cioè, nel senso,
Noi diciamo c'è qualcuno e poi qualche spirito tipo si presenta e ci parla attraverso la tavola, capito? Certo, ovvio, ma sicuro al 100%, eh. Vabbè, io direi di continuare perché ormai abbiamo cominciato. Guarda, è lo stesso ragionamento che sto facendo io, perché mi state facendo salire un cringe con questi video, che prenderei questo tablet e ve lo spaccherei sopra il tavolo. Mannaggia la lavastoviglie. Oddio. Oddio, regà, paranormale, eh. Una lavastoviglie che suona. Questo non è normale. Mi stai leggendo nel pensiero, è la stessa cosa che stavo pensando io. Questo non è normale. È andato su sì, è andato su sì. Per fortuna sto a registrare queste cose, cioè. Poi nel titolo non è uno scherzo, è una presa per il culo, no? Fatte un'altra risata. Non è una cosa facile da spiegare, cioè nel senso che... Sì. Io ho lasciato Alessandro. Ma che è sto green screen imbarazzante? Ma che è? Green screen è proprio vergognoso, messo là con il bucio del culo, guardate. Io ho lasciato, no. Ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video. Spero che vi sia piaciuto. La tavola Ouija è una cagata pazzesca. Poi penso ti sia capito che io a queste cose non ci credo per niente. Nella descrizione trovate i miei link. Attivate la campanellina.